Si insedia il consiglio comunale e Michele Franchi giura come sindaco di Arquata. È il primo giorno per l'amministrazione guidata dal successore di Alejandro Petrucci dopo la vittoria entusiasmante alle ultime elezioni del 3 e 4 ottobre, quando la lista Uniti per Arquata ha sbaragliato gli avversari con oltre il 70% delle preferenze. Da oggi però tutti al lavoro nel segno della continuità. L'obiettivo primario è la ricostruzione e i prossimi mesi saranno quelli decisivi. Beh, è stata una giornata emozionante, ma una giornata comunque importante per Arquata, perché finalmente si riparte. Noi non possiamo metterci il lusso di fermarci. Sono 5 anni che c'è stato un terremoto e dobbiamo andare avanti. Fortunatamente le cose stanno andando sempre per il verso giusto. Questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, però era fondamentale dare un segno di continuità alla precedente amministrazione, Petrucci, di cui facevo parte e di cui molti elementi facevano parte. Quindi oggi sì, finalmente tutta la responsabilità che ci ha dato il popolo arquatano dobbiamo metterla in pratica. In giunta, insieme a Franchi, ecco Sandro Onesi come vice sindaco e assessore con diverse deleghe come lavori pubblici, trasporti, urbanistica e viabilità. Anche Leonardo Gabrielli fa il suo esordio nell'amministrazione come assessore al bilancio, servizi sociali e personale. La ricostruzione sarà il perno principale. Già questa mattina abbiamo avuto una riunione interna con i pianificatori. Metteremo in campo tutta la nostra esperienza e aiuteremo anche i pianificatori per i piani attuativi. Abbiamo in mente il 20 di questo mese di fare una riunione anche per i PSR, per i paesi non perimetrati, dove abbiamo convocato tutti gli enti preposti, quindi Enel, CIP e quant'altro, per organizzare per i sottoservizi delle frazioni. Abbiamo necessità, e questo sarà appunto uno dei punti prioritari che ci siamo dati, quella di avere innanzitutto la stabilizzazione delle persone che abbiamo già all'interno, che da qualche anno si stanno cimentando con la normativa sull'emergenza del sisma, e poi quindi dal punto di vista del personale. Poi per quanto riguarda il bilancio e i tributi, appunto andare a recuperare tutte quelle che sono poi le entrate comunali, senza le quali poi non potremo neanche mandare avanti la macchina stessa.